dopo il nuovo sito e l'app del comune, arriva la vera rivoluzione digitale dei servizi comunali. Infatti da oggi è attivo lo sportello digitale nel sito del comune in alto, dove c'è la banda blu. Autenticandovi con la carta d'identità elettronica o con lo SPID, avrete a disposizione quasi tutto il ventaglio dei servizi comunali, come cambiare residenza, presentare un permesso di costruire, chiedere o rinnovare il permesso, il contrassegno degli invalidi, chiedere l'occupazione del suolo pubblico, i servizi scolastici come ad esempio i trasporti, tutto ciò che riguarda le pratiche cimiteriali, in sostanza tutte quelle pratiche per cui prima bisognava necessariamente venire in comune di persona nell'orario di apertura al pubblico, oggi è disponibile comodamente da casa quando si vuole. Gli uffici ovviamente continuano a rimanere aperti e per chi avesse difficoltà con queste innovazioni digitali vi ricordo che a Villa Ravello è sempre disponibile lo sportello su appuntamento che vi aiuta appunto nello svolgimento delle pratiche. Ad esempio, se avete difficoltà a fare lo SPID, trovate assistenza di persona. Questa però è una enorme spinta in avanti del nostro comune che rappresenta anche l'enorme lavoro di digitalizzazione che è stato fatto all'interno. Per avere un comune che è sempre più vicino dal telefono, al computer, di persona, sui social e come sapete anche al mercato. Il nostro obiettivo è quello di arrivare sempre di più ad avere il comune in tasca e da oggi è possibile.